Porta il nome di Sephora, moglie di Mosè, che in ebraico significa rondine. Lei, a 13 anni, sulle note di un violino, che tra le sue mani diventa magico, vola già molto alto. Sephora Nazzaro, di Borgo Ferrovia, alunna dell'Istituto Comprensivo San Tommaso Francesco Tedesco, è una fan prodigio. Nonostante la sua giovanissima età, Sephora può vantare infatti già una bacheca ricca di premi e riconoscimenti, e lei, apprezzata da pubblico e affermati musicisti, resta con i piedi ben saldi per terra e dimostra di avere già le idee molto chiare. Ho iniziato a suonare quando avevo 11 anni nella scuola Borgo Ferrovia San Tommaso. Mi sono insomma appassionata alla musica proprio tramite il mio maestro di violino Francesco Venga, che oltre ad essere un ottimo maestro, oltre ad essere un ottimo musicista, è anche una persona ottima. Ah, complimenti, hai fatto già incetta di premi, hai vinto gare, manifestazioni, concorsi. Sì, ho vinto molti concorsi, quest'anno ne ho fatti 4, dove ho vinto borse di studio, medaglie, ho vinto anche diplomi e ho vinto anche molti attestati. E dove vuoi arrivare? Vuoi essere protagonista di un talent show, visto che i giovanissimi si avvicinano tanto a questo tipo di spettacolo, oppure stare al centro di una grande orchestra? No, io vorrei tanto stare al centro di una grande orchestra, perché io amo molto la musica classica. Quali sono i tuoi compositori preferiti? Allora, i miei compositori preferiti sono prima di tutto Niccolò Paganini, poi mi piace anche molto Vivaldi, Oscar Reading anche mi piace molto. Certo, non ti stacchi mai dal violino, ce n'hai anche uno piccolo modellino qua al collo. Quante ore suoni? Allora, lo strumento io lo suono circa 1 ora e mezza al giorno. Naturalmente quando faccio i concorsi ci impiego più di tempo a suonarlo. L'esploit di Sephora, sottolinea Giuseppe Origemma, presidente del Consiglio d'Istituto Comprensivo San Tommaso Ferrovia, testimonia come anche in periferia le scuole sono serbatoio di talenti. L'esempio di Sephora deve servire a molti per far capire che anche nelle realtà come le nostre di San Tommaso e di Borgo Ferrovia la scuola funziona e i ragazzi, se diciamo coinvolti nel modo giusto, possono ambire anche a traguardi importanti, così come sta facendo Sephora. Ma io devo dire la verità, nei nostri plessi ci sono anche altri bambini che diciamo stanno seguendo la sua scia. Quindi il messaggio importante è quello: noi vogliamo dire alle persone che dei quartieri che i bambini, è importante che frequentino le scuole dei rioni, perché noi non abbiamo niente da invidiare agli altri istituti.